prima gara di semifinale, Varese a piano, alla fine della seconda pausa, Marco Giannatempo, 2-1 per i Mastini. Dall'altra parte non mi sorprende più di tanto il Caldaro che vince magari 0-5 sulla pista di Pergine. Beh, un Varese che sicuramente meritava di più, un Varese che ha costruito e ha creato un ottimo gioco, un Varese che però deve concretizzare, non possiamo affidarci solo al bastone di Tilaro che ha fatto comunque una grandissima partita anche stasera, però dall'altra parte sta vincendo ai punti il Varese e credo che possa comunque fare bene nel corso della partita, quindi fare un terzo tempo, anche perché adesso vincerà chi ha più fiato e credo che i Mastini ne abbiano più dei nostri avversari dal piano. Abbiamo tremato quando Tilaro alla fine del primo tempo è uscito non con le sue gambe, poi fortunatamente io pensavo quasi che per lui almeno la partita stasera fosse terminata, invece entra, inizia nel secondo tempo e segna un grandissimo gol. E poi però bisogna riconoscere, due volte in power play il Varese, due volte in power play Lappiano, possiamo dire meglio loro in quel lato lì. Allora, nota positiva, il gol più bello che ho visto quest'anno, in assoluto, tutti compresi, stranieri, non solo... Beh, forse quello di Schina, quello con... È stato più plateale, ma il gioco di Steca ha giocato in punta di Fioretto, è stato veramente molto molto bravo ed è forse uno dei migliori giocatori del campionato con la Steca, secondo me, molto molto bravo. Power play non ce la facciamo, non siamo bravi in power play, siamo una squadra che non sa impostare il power play e questo lo dicono i numeri, non solo quello che si vede. Dall'altra parte possiamo imparare dagli schemi della Piano perché riesce a metterci alle corde, quindi ottimo power play con un grande Perla che stasera ha tirato fuori molte castagne dal fuoco, soprattutto in inferiorità numerica, e quindi ecco, si è visto molto il bilanciamento degli schemi differenti dei due allenatori, è stato molto chiaro. Quanto potrà incidere questa serie avere giocato meno partite o più partite? Per esempio, prendi il Pergine, ha dovuto sudare le sette camicie per buttare fuori il Como di Massimo Darini, Varese 5 partite, però forse nelle ultime ha faticato di meno per buttare fuori il Feltre, però la serie fra Varese e Appiano potrebbe essere una serie magari lunga. Non sono d'accordo sul fatto che chi gioca più partite è più stanco, voglio dire, giocano molto col cuore, sono atleticamente ben messi, sicuramente non super professionisti, ma sicuramente atleticamente ben messi e lo stanno dimostrando, stanno correndo molto anche se hanno pattinato di più dei nostri avversari. Quindi non credo in questa teoria, sono convinto che Varese farà bene in questa serie, sono convinto che potrà mostrare non solo la tecnica sul ghiaccio ma anche la preparazione atletica che secondo me è fatta molto bene, quindi non sono della teoria che chi fa più partite è più stanco alla fine. Marco, quest'anno ti abbiamo visto rientrare nel grande giro, spiegaci che cosa hai fatto, per chi l'hai fatto, perché io sinceramente ti ho visto lavorare e allora io ho visto, siccome c'era da lavorare, io mi sono spostato per non far fatica. Ho fatto, no, tendenzialmente due cose. La Fisk TV mi ha chiesto di fare delle cronache che per ora sono sospese per problemi tecnici e quindi ho dato il mio contributo da cronista e tu mi conosci perché abbiamo fatto molte cronache assieme ed è una mia grandissima passione quella dell'hockey. E poi sono tornato a scrivere per gli amici appunto di Varese News, non di Varese ma di hockey in generale, un po' più filosofico. Quindi sì, mi mancava il bel freddo del ghiaccio e quindi ci sono rientrato alla grande. Cosa trovi in comune vedere la tifoseria ritornare in questo palaghiaccio non freddo come una volta, bello, con un tabellone che illumina e anche lo speaker che si sente? Mi ricordo che quando vedevamo le partite degli squadroni i numeri non si vedevano, però li contavamo con le mani, gol di Carlacci e Catenacci. Dovrei, mamma mia che nomi, dovrei parlare da boomer quale sono e quindi ricordarmi dell'hockey che fu eccetera, però fa parte del passato e comunque la vita ci insegna e bisogna guardare nel futuro. È bellissimo vedere nuovi tifosi, è bellissimo vedere ragazzi, ha lavorato veramente bene la società a tutti i livelli per portare un nuovo pubblico, quindi è bellissimo vedere il palazzetto pieno. Spero che in ogni caso, in qualsiasi modo vada, il palaghiaccio ritorni. E poi ci sono due notizie che sicuramente conoscerai, il Bassa ed il Merano, che non faranno più
quel campionato, e molto probabilmente incrociare i bastoni con squadre di questa caratura aiuterà ad alzare il livello dell'hockey, che è l'unica cosa che ci manca. Abbiamo un bel palazzetto, abbiamo dei bei tifosi, quindi è ora secondo me di alzare il livello. E poi molto probabilmente si arriverà anche la Aosta, Kulma Aosta, una squadra che qualche soldino ce l'hanno anche loro. Qualche soldino ce l'ha e può portare anche un'altra cosa molto bella che nell'hockey manca, lo spettacolo. E quindi il marketing dell'hockey crescerà sicuramente tanto e potrebbe essere l'annus mirabilis, quello prossimo dell'hockey in generale italiano. Anche perché sappiamo benissimo che cosa ci aspetta a Cortina e Milano. Ecco, questo è sicuramente, hai detto benissimo, la ciliegina sulla torta, perché con le Olimpiadi, con la Lombardia che si ghiaccerà per un periodo, sicuramente arrivare alle Olimpiadi con qualcosa di veramente pronto, ecco, è quello che ci aspettiamo sicuramente da tutte le società del ghiaccio. Ultima cosa, come finisce stasera? Stasera vince il Varese. Grazie Marco, ti facciamo gustare il terzo tempo. 2-1 per il Varese sulla Appiano, gara 1, ma alla sera ricordo che tornerà martedì ad Appiano e giovedì alle 20:30 qui a Varese, come minimo, poi si vedrà. Alla prossima!